Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Questo di centrodestra deve essere più con Marine Le Pen o più con Ursula von der Leyen? Più Le Pen o più von der Leyen? Io mi auguro che i muri ideologici si abbassino, perché ho dato avvio ad una larga consultazione con tutti i partiti politici, con le associazioni sindacali, ovviamente con i costituzionalisti, con le associazioni di carattere economico, quindi proprio per verificare le criticità e per trovare delle soluzioni più condivise possibili. Lo sappiamo tutti che è questo intreccio che rischia di soffocare e di limitare la crescita e lo sviluppo di questo Paese, ma se non bastasse ce lo ricordano di tanto in tanto tanti organismi internazionali, dall'OCSE all'Unione Europea alla Banca Mondiale, anche se la Better Regulation del 2002 dell'Europa parlava a tutta l'Europa e non solo all'Italia, ma con particolare riferimento a noi. Io ritengo che si debba accettare la sfida, non si possa dire di no pregiudizialmente al futuro. Ovviamente il futuro va capito e va accompagnato e va normato. Io ho sperimentato settimana scorsa, digitando l'ipotesi, avevo un appuntamento politico domenica e per curiosità sono andato su chat e ho messo fammi un bel discorso motivazionale spiegando la platea che avevo di fronte. Mi sono ascoltato e mi sono spaventato, perché poi ho interrotto e cancellato, perché probabilmente, anzi sicuramente, ha fatto tecnicamente un discorso molto più puntuale, senza sgrammaticature. E devo dire che oltretutto i CPR, rispetto a delle contestazioni che ho sentito sui CPR, come se nei CPR ad oggi venisse messo la persona che perde il lavoro, perde il permesso di soggiorno, finisce il CPR, è una menzogna. Nei CPR ci sono tutte persone che hanno precedenti penali e dell'esperienza almeno quello di Gradisca di Sonzo. Persone che hanno violenza privata, spaccio, vogliamo lasciarle libere di andare amabilmente dove vogliono senza provvedere al rimpatrio. Quindi un'imposizione ideologica, un'impostazione ideologica che è contro i CPR, che sono centri semplicemente per rispedire nel proprio paese chi è entrato illegalmente e per di più ha precedenti molto gravi.